Per preparare un'insalatina tiepida di pollo, come prima cosa marineremo il petto che andrà poi arrostito. Ci serve una ciotola, il petto lo lasciamo intero, due spicchietti d'aglio, non ha importanza se li lasciamo in camicia, ci servono i succhi dell'aglio. E voilà. A questo punto aggiungiamo soltanto olio d'oliva e marsala. Adesso copriamo semplicemente con la pellicola e lo lasciamo in frigorifero per un paio di ore. Allora, il nostro petto di pollo ha marinato per 2 ore e adesso lo trasferiamo semplicemente nella teglia e lo metteremo in forno per mezz'ora a 200 gradi. E aggiungiamo anche un po' di sale e di pepe. Allora, il nostro pollo è cotto, adesso lo togliamo dalla teglia e lo lasciamo riposare mentre deglassiamo la teglia. Accendiamo il fuoco e prendiamo il vino. Lasciamo evaporare l'alcol. In questo modo raccogliamo non solo tutti i succhi della carne, ma anche l'aroma del marsala che abbiamo utilizzato per marinare questo petto di pollo. Ok, adesso spegniamo il fuoco e versiamo dentro il nostro sughino. Adesso prendiamo un colino per filtrare la nostra salsina. A questo punto direi di assaggiare per sentire com'è di sale e di pepe. Perfetto, molto salata. Adesso andremo a diluirla un pochino con dell'olio d'oliva e facciamo una vinaigrette. Fondamentalmente è un'emulsione di olio d'oliva e dei succhi di cottura del pollo. A questo punto vediamo di tagliare il nostro petto e visto che lo metteremo nell'insalata direi di tagliarlo a metà e poi di tagliare delle striscioline magari in obliquo. E adesso prima che si raffreddi troppo impiattiamo l'insalata. L'ideale sarebbe quello di utilizzare una misticanza, però anche un'insalata mista come questa va benissimo. Mettiamo un bel ciuffo abbondante. Poi prendiamo una padellina perché dobbiamo tostare i pinoli molto velocemente. Intanto che si scalda mettiamo un po' di melagrana che abbiamo già sgranato. Non aggiungerei sale all'insalata, anche perché il pollo è molto sapido e la salsina pure, per cui irroreremo l'insalata con la salsina di cottura del pollo. Allora, i pinoli sono tostati, li aggiungiamo all'insalatina. Mettiamo su il pollo. E condiamo con la nostra salsa. Ecco un'insalatina tiepida, molto gustosa e autunnale.